salutone e un abbraccio forte. Terza domenica di Pasqua. Il Vangelo è di Luca, capitolo 24, versetti 13-35. Ed ecco, in quello stesso giorno, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono con il volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di avere avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato, come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi, lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Qualche riflessione. 2000 anni e più di cristianesimo. Abbiamo tantissime testimonianze. Dio si è rivelato in 100.000 modi. Magari conosciamo le scritture, eppure il nostro cuore è freddo. Non si appassiona della verità che è Cristo. Non ama il Cristo, pur nel rispetto, perché la più bella storia d'amore è la storia di questo Cristo che per amore si lascia crocifiggere e poi risorgere. Protagonisti di questo brano sono i due discepoli di Emmaus, i quali erano stati al seguito di Gesù e quindi avevano partecipato
avevano riscontrato i fatti, ma dentro non succedeva nulla, erano tristi, angosciati. E che cosa fanno? Bene, ritorniamocene a casa. Non è successo nulla, forse perché loro pensavano che il compito di Cristo fosse un altro, quello di liberarli dall'oppressione dei romani. Quindi non avevano di Cristo una vera conoscenza. Dio si ama quando lo si vede nella sua concretezza. Dio è solo amore, e se io ho una visione distorta di Cristo, anche il mio vivere, il mio fare, è inadeguato, per cui per tutta la vita, Dio deve essere disinquinato da tanti fattori, disinquinato dai nostri genitori, perché di solito il padre rappresenta un po' Dio, per cui se ho avuto un padre un po' tirannico, anche Dio diventa un po' tirannico. Quindi tutto il lavoro che dobbiamo fare è disinquinare Dio dalle figure umane e da tante sciocchezze che noi raccontiamo di Lui. Dio te la farà pagare, è una visione distorta di Dio. È morto un mio caro amico, Dio non doveva fare queste cose, è colpa di Dio, e abbiamo di Dio una visione distorta. A Dio non possiamo rimproverare nulla, assolutamente nulla, perché Dio solo una cosa sa fare, sa amare follemente noi, mai si permetterebbe di farci alcunché. Dio sa amare, sa liberare. E i discepoli di Emmaus avevano quindi una conoscenza errata un po' di Dio. Ma ecco l'evento. Gesù si affianca a loro e loro non lo riconoscono, perché avevano di Cristo una visione falsata, di Dio una visione falsata. Cosa fa il Signore? Dice loro che non conoscono la Scrittura. La parola di Dio è fondamentale. La fede nasce dall'obbedienza alla Scrittura, alla parola di Dio. E cosa fa il Signore? Li educa, li corregge attraverso una giusta interpretazione delle Scritture a partire da Mosè. E che cosa vuole? Ciò ci fa capire che le Scritture dell'Antico Testamento parlano di Cristo. Un rabbino a Roma si è convertito allorquando legge che in tantissimi passi dell'Antico Testamento si parlava di Cristo, episodi della risurrezione, episodi della morte, eccetera, eccetera. E allora si converte. Noi purtroppo cosa facciamo? Vediamo di tutto, guardiamo la TV, tanto sport, sceneggiati, ogni cosa, ma siamo analfabeti del Vangelo. È un librettino che dovremmo conoscere a memoria, ma che lo mettiamo sempre tra le anticali, tra ciò che non serve. Abbiamo eliminato Dio dalla nostra vita, quindi siamo nell'ignoranza più totale, perché se qualcuno ci spiegasse chi è veramente Dio per noi, che Dio è Padre, che non ci giudica, ma che vuole il nostro bene, il Salvatore, io ci scommetto che ci innamoreremmo tutti di Lui, perché vuole solo il nostro bene. Non è venuto a manipolare la nostra libertà, ma è venuto a renderla lucente, viva, gioiosa. E come si fa a dire no a chi ci viene incontro con tanto amore? Ricordiamoci dei due discepoli, i quali, questa è la cosa grande, quando riconoscono Gesù, quando si sentono amati, quando capiscono il gesto dello spezzare il pane, cioè dell'Eucaristia, dove il Cristo dona totalmente se stesso.
noi siamo capaci di donarci agli altri? Ma chissà, un pochino, qualche virgola, Dio si dona totalmente, totalmente, per farci risorgere, è quell'amore che ci vivifica. Arrivederci.